Eccoci alla nostra seconda diretta della giornata. Oggi un full immersion di novità, di informazioni e soprattutto un full immersion di tante ma tante news e positività, soprattutto dei professionisti del mondo spa e wellness che sono pronti a ripartire alla grandissima, come dico io. Allora, ospite di questa sera in diretta con noi sarà proprio Daniela Caracciolo, che è una operatrice spa nonché docente. Quindi adesso ci racconterà un po' lei la sua storia, che vedo già collegata. Allora, prima di invitare Daniela ad entrare in live con me, volevo appunto cominciare con quello che sono comunque le realtà del mondo wellness di oggi, raccontate appunto dalla voce direttamente dei reali operatori spa, quindi di chi vive la realtà wellness, chi vive comunque questo mondo e soprattutto di chi ne ha fatto la sua vita, la sua passione. Allora, io invito subito Daniela ad entrare in live con me. Aggiunta, quindi questo, eccola Daniela, buonasera, come stai? Aspetta che entro Ciao io. Giulie, che piacere, grazie per l'invito, sto bene, tu come stai? Bene, a parte che ancora non ho visto, no, non ho iniziato la mia vacanza. In teoria dovrei essere in vacanza, però vabbè, mi fa sempre piacere esserci comunque in altra. Come dire, provare almeno a organizzare le mie giornate facendo sì che avvenga questo momento di relax anche per me. Ma da domani assolutamente ho settimana a riposo assoluto. Nel Vacanze frattempo, anche per te. Vacanze anche per te. sì, ma saranno pochissimi giorni, giusto quelli del Ferragosto, però dai. Invece te Io farò una Intanto diciamo vacanza. che te comunque sei nella bella Napoli o Io sei a sono a Salerno. Salerno, scusa. Sì, Sei in vivo a Campania, insomma, sei Salerno, nella sono campana. anche Sì, campana, campana d'oca. Vivo qui e lavoro anche qui, anche se mi sposto spesso in altre città e anche in altri stati per lavoro. E innanzitutto io ti volevo ringraziare nuovamente per avermi invitato a casa tua. Complimenti per quello che stai facendo, per i tuoi progetti. grazie. Beh, diciamo in realtà è una cosa che sto facendo con tutti, non sono sola in questa, come dire, nuova avventura. Quindi Sì. questo è importante essere insieme, essere tutti uniti in quello che vogliamo tenere alto, che è appunto il wellness di quello che è il nostro lavoro e la nostra realtà. Quindi Beh, raccontiamola così come la viviamo. diciamo che sulla stessa linea di un po' di quello che è stata la mia quarantena. Il confronto, io credo, tra colleghi sia comunque non solo con i colleghi, ma anche con gli operatori, nel mio caso con gli allievi, è sempre comunque costruttivo, è sempre utile, perché anche se abbiamo 20 anni, 10 anni, 30 anni di esperienza, comunque, almeno per quanto mi riguarda, non mi definisco un'esperta. Ci sono tante cose che ancora devo imparare, tante cose che ancora vado a conoscere man mano che mi trovo ovviamente in delle situazioni o in dei contesti. Durante la quarantena per me è stato uno spunto, in primis come crescita professionale e personale, ma intesa a 360 gradi, quindi non soltanto per quanto riguarda il lavoro della massaggiatrice, ma proprio anche su altri aspetti. Quindi ho sentito dei webinar che parlavano del marketing, piuttosto che qualche lezione in inglese che non fa mai male. Quindi è stata, diciamo, nella crisi generale della pandemia, ho cercato di cogliere l'aspetto positivo, di fermare
informarmi e magari prendermi del tempo per correggere e modificare un protocollo di lavoro, una dispensa, curare il mio sito, tutte cose che magari quando siamo nel fuggi-fuggi non riusciamo mai a fare in realtà. Bene, questo è molto bello e sicuramente serve, come dici te, non si è mai arrivati, questo mestiere ci insegna che noi ogni giorno abbiamo sempre qualcosa di nuovo da imparare e questa è la cosa anche bella che ci motiva ad andare avanti. Ma Daniela, iniziamo un po' questa diretta perché ho bisogno di sentire un po' la tua storia perché a me, come sai, prima viene la persona. E quindi la sua storia, il suo percorso, quello che ha fatto ad oggi. Tu sei una docente, quindi operatore olistica, e quindi in realtà il tuo percorso professionale ad oggi ha comunque abbastanza, puoi dire di avere abbastanza esperienza e comunque ha un peso perché ti sei, come dire, fatta da sola, come si dice in Italia, quindi mi piacerebbe sentirla da te direttamente la tua storia, quindi raccontaci un po' il tuo percorso. Sì, guarda, il mio percorso comincia a fine anni 90. Mi iscrivo in una scuola di estetica perché appassionata del make-up. Mi piaceva tantissimo, insomma, truccarmi, truccare le persone, mi piacevano tantissimo i colori, e quindi creare appunto delle sfumature, dei trucchi. Quindi decido di iscrivermi in una scuola di estetica. E durante il mio percorso, al secondo anno, arrivata alla qualifica, cominciano le lezioni, il primo approccio del tocco, le lezioni del massaggio. Sarà stato il mio insegnante, sarà stata proprio quello che io percepivo quando, insomma, ero a lezione del massaggio, che ho accantonato quello che era il trucco, tra parentesi, stando comunque frequentando ancora la scuola di estetica, e mi si è aperto un mondo. Nel senso che poi mi specializzo nel 2000, quindi ad oggi diciamo che sono 20 anni che sono nel settore, e comincio a formarmi nel settore dei massaggi. Quindi comincio a capire dove potevo andare a seguire quel determinato corso, perché magari quel docente era preparato in quella disciplina, in quella materia. Quindi comincio un po' a inseguire quelli che possono essere alcuni insegnanti. Tra l'altro, quando io ho cominciato, non c'era Facebook. Non c'era Facebook e il mondo olistico, diciamo, era ancora un punto interrogativo. Non c'erano tante figure che oggi ci sono, l'operatore olistico del benessere, piuttosto che lo spa manager, c'era il responsabile magari di un centro benessere, di una spa, c'era la titolare del centro estetico e poi c'era ovviamente l'operatore olisticista. Quindi io comincio a lavorare all'inizio come un come tutti nei centri estetici, dando però un'attenzione sempre al benessere. Quindi io cercavo di rendere anche una semplice sopracciglia benessere, ma quella sopracciglia magari durava mezz'ora, 40 minuti, che in un centro estetico, con la tempistica di un centro estetico, era una cosa che non era tanto fattibile. Da lì ho capito che dovevo cercarmi delle situazioni, delle soluzioni più adatte a me, più cucite addosso a me. Quindi le mie esperienze sono cominciate in centri benessere ubicati magari in palestra, dove c'era una zona umida con la vasca di massaggio, la sauna, e c'era ovviamente il servizio massaggi. Poi pian piano, stando in campagna, quindi Salerno, vicino alla costiera amalfitana, mi ritrovo a lavorare a 26 anni in un albergo a 5 stelle proprio in costiera amalfitana e divento responsabile, proprio perché non c'era la figura
dello spa manager. Quindi mi ritrovo ad essere responsabile in giovanissima età e a lavorare finalmente dove la mia attenzione era focalizzata sul cliente. Quindi io magari realizzavo insieme alle colleghe. Proprio perché mi è sempre piaciuto creare squadra, team, condivisione, cercavo di fare dei pacchetti per ovviamente magari la clientela che non pernottava in albergo, quindi anche una clientela esterna, non solo per gli ospiti dell'albergo. Cercavo di organizzare i famosi open day, cercavo di organizzare degli eventi, uno spa menu, dove magari c'erano delle piccole descrizioni di didascalie di tutti i massaggi che io e le mie colleghe eseguivamo. Però già lì mi rendevo conto che la clientela che veniva, che frequentava i centri benessere era una clientela che per loro, e magari correggimi se sbaglio, se è stata solo una mia impressione, veniva nel centro benessere per farsi la vasco-idromassaggio, la sauna e il bagno turco. Non c'era tanto questa idea di concepire varie tecniche di massaggio per ogni tecnica per un benessere particolare. E molto spesso mi capitava di chiedere al cliente perché hai scelto questo massaggio, perché non volevo sbagliare, volevo indirizzarlo nella scelta giusta. Per farti un esempio, se una persona voleva un massaggio un po' più strong, tipo deep tissue per intenderci, no? Che gli americani impazziscono, e tu magari hai scelto tra nella lista un Lomi Lomi o un californiano, dove ovviamente si utilizzano avambracci, la persona viene molto, molto leata, quindi c'è proprio uno sfioramento che è al di là della, cioè non c'entra niente con una pressione decisa, forte e ben mirata, precisa. Io cercavo comunque di far appassionare il cliente e come facevo? Gli spiegavo la storia che era legato dietro al Lomi Lomi, dietro al californiano. Dico, guarda, tu hai scelto ad esempio il californiano, però ti posso raccontare una storia, perché è stato fatto il californiano, perché ci sono determinate manualità. E magari, ecco, cercavo di fargli capire che la scelta, perché magari una persona che non è del settore deve essere anche indirizzata nella maniera giusta. Io penso che sia il nostro primo compito, tu scegli questo massaggio, spiegare la tecnica, quello che fa, i suoi benefici, prima di comunicare magari il prezzo, spiegare i benefici che fa quella tecnica e se c'è una storia, farlo appassionare, affascinare con la storia che è legata dietro quella tecnica, perché ogni massaggio ha una sua storia, dall'infodrenaggio al californiano, all'omilomi. E quindi, insomma, già io un po' di anni fa ero, insomma, orientata verso questo modo di approccio verso il cliente. Ti veniva naturale. Sì, mi veniva naturale. E sì, mi veniva naturale, esatto. Cioè, nel senso che ci sono delle cose che secondo me sono un po' dentro di noi. Poi quando veramente ti rendi conto che il percorso che stai facendo è un percorso che ti piace, non ti stanchi mai, non ti stanchi mai di stare lì a massaggiare, di essere presente, perché più che una coccola, okay, per il cliente, cioè noi diamo benessere, non è coccola, è benessere, che sono due cose, secondo me, distinte, separate. Assolutamente sì. Direi che io dico sempre che gli operatori olistici regalano emozioni, quindi Esatto. quando si entra in un'area massaggi, lì tu ti abbandoni, ti apri
Quindi in quel momento stai lasciando andare quello che sono appunto le tue, la tua quotidianità, quello che è la tua, ciò che vivi durante la giornata, le tue tensioni. Quindi stai permettendo a un'altra persona di, come dire, entrare un po' nell'anima e capire quali sono i punti anche che hanno bisogno di essere più trattati, perché poi tu durante il massaggio mi insegni che è lì che capisci dov'è che ha bisogno e avverti attraverso le mani, dico sempre che le mani hanno un grande potere, avverti proprio la necessità che ha quella persona, quindi che se in quel momento è sotto le tue mani. Da quel momento in poi, penso che poi sei tu stessa che la consigli anche nel trattamento giusto da fare successivamente dopo che l'hai realmente toccata. Perché, sai, all'inizio io penso che la difficoltà che hanno un po' tutti gli operatori olistici è quella di dire: se io non sento cosa hai, se non facciamo un massaggio. E molti spesso partono da un massaggio relax, o magari consigliano loro quello che solitamente li aiuta a capire. Da lì. Poi sei tu stessa comincia a dialogare con le persone, comincia a capire di cosa veramente ha bisogno e le indirizzi su tutto il percorso. Ecco perché penso che ti porta poi a parte la storia di ogni massaggio che è bellissimo da raccontare, quindi è bello quello che hai detto, perché questo è il tuo mondo, hai scoperto che era il tuo mondo, già solo quando tu conosci la storia di quel massaggio. Non tutti la raccontano, Quindi già questo ti distingue. Per certi aspetti, perché molti perché non hanno il tempo, molti magari lo sanno fare ma non conoscono la storia. Cioè, ci sono veramente tanti aspetti, tanti retroscena in quello che è il mondo olistico. Però quando tu le parli si vede che ti emoziona e questa cosa la trasmetti anche sicuramente alle persone che tratti. Ma la cosa che volevo chiederti era, cioè, te fai anche la consulente poi di fatto. Sei una consulente del benessere, quindi in realtà tu con loro hai un vero e proprio dialogo e di fatto hai capito bene quello che è la realtà dell'operatore olistico, che è quello che io dico sempre durante le mie dirette. In realtà, se ci sono persone che sono un po' radicate, e ti prego anche di rispondermi su questo, sono un po' radicate sul fatto che chi nasce magari nel mondo dell'estetica ha qualche difficoltà, a meno che non si è portati appunto come fa a cambiare completamente. Quindi magari si è un po' etichettati in un modo dove non si ha quella percezione. Del far capire al cliente di indirizzarlo, loro sanno, vanno un po' come dire, come una formula standardizzata che usano per fare e consigliare il trattamento fine della storia. Non so Sì. se comprendi No, no. come voglio dire. Sì, assolutamente è vero quello che tu dici. Io, ad esempio, riesco a riconoscere da poche manualità se quella persona, diciamo, nasce come estetista e poi fa il massaggio, fa anche il massaggio, oppure è un operatore olistico, punto e basta. Riallacciandomi a quello che tu, insomma, dicevi, hai detto poc'anzi, a volte mi chiedono che massaggio fai o che massaggio mi fai. Io vado, credimi, in difficoltà perché le cose sono due. Rispondo sempre alla stessa maniera poi, perché le cose sono due. O ti elenco le mie competenze, e non mi sembra praticamente il caso, oppure la mia risposta è questa, non lo so. Oppure che messaggio mi hai fatto? Non lo so. Cioè, nel senso che io negli anni mi sono formata, mi sono specializzata, ho fatto tante tecniche di massaggio, qualcuno l'ho accantonata, qualcuna, insomma, poi tu sai meglio di me che poi crei quello che è il tuo metodo, no? E tante tecniche le impari, poi sul cliente magari fai un mix
di tecniche, perché la finalità qual è? È quella praticamente di far stare bene la persona che è sotto le tue mani, che si affida a te. Quindi magari non so, se fare il massaggio decontratturante, se fare il bamboo massage, magari io unisco la tecnica con il bamboo insieme a delle manovre decontratturanti. Ed ecco che vado a cucire come un mosaico, come un abito, il massaggio ad hoc per la problematica che prima il cliente ovviamente mi ha detto. Solitamente io consulenze, sì, mi piace per esempio usare, non mi piace usare la parola diagnosi, anamnesi, ne nemmeno tanto consulenze. Mi piace ad esempio dire al cliente facciamo una piccola intervista, un po' come quella che stiamo facendo io e te, proprio per non andare in altre mansioni che non so, non usare altri vocaboli che magari non appartengono al mio mondo. Allora ti faccio una piccola intervista. Questo mi serve per capire ovviamente tu che vita conduci e quanto non vuoi remare contro a un trattamento che io ti faccio, perché è inutile che io magari ti dico respira in un certo modo, fai questi esercizi piuttosto che concediti del tempo e tu magari non lo fai. Quindi quanto sei disposto a investire tu sul tuo benessere, non remare contro al mio trattamento, sei disposto a cambiare stile di vita? Poi, ovviamente, fatta questa domanda, rimangono tutti un po' così perché non se l'aspettano. E faccio una piccola intervista per capire lo stato di condizione di salute, ovviamente, della persona, se prende medicinali, se ovviamente ha avuto degli interventi. Questo mi serve per capire se magari posso fare o non posso fare qualcosa, posso utilizzare o non posso utilizzare un olio. Questo serve a me. Però l'attenzione per quanto riguarda sul cliente, perché oggi abbiamo un cliente molto attento. Oggi la clientela anche è cambiata, anche per quanto riguarda questa pandemia. I DPI noi li utilizziamo da sempre, ci è stato proprio insegnato a scuola. Quindi, insomma, a parte la mascherina che abbiamo dovuto mettere per un tot di tempo, per quanto mi riguarda, nulla di nuovo. Il cliente che è tornato da me non è tornato affatto spaventato perché già sapeva che l'accoglienza sarebbe stata comunque uguale. Per quanto riguarda, ovviamente, tutte le precauzioni che io utilizzavo già prima, però è un cliente comunque più attento, perché ovviamente adesso il settore wellness, come il settore bio, come anche quello che può essere il mondo dello sport, si informa. E noi dobbiamo essere Purtroppo c'è pronti qualche a. problema di connessione, Daniela, non riesco a sentirti bene. Ci sei? Io ti sento però. Eccoti. Ok. Quindi dicevo semplicemente che è un cliente un attimino un po' più attento, quindi noi dobbiamo essere sempre pronti e secondo me l'accoglienza e come ci poniamo verso il cliente è fondamentale. In Italia abbiamo tantissimi bei posti, dalla Toscana alla costiera, insomma, amalfitana, che forse sfruttiamo poco perché a mio avviso, oggi ancora il customer service in Italia è ancora un po', insomma, non proprio ad hoc. Abbiamo potenzialità, abbiamo degli operatori bravi in Italia, nonché in luoghi che possono veramente fare una bellissima cornice per quanto riguarda il nostro lavoro, però su altri aspetti c'è ancora, insomma, da lavorare.
A parte poi la mia esperienza nelle spa, poi proprio perché io mi sento un po', e questo lo dico sempre, utilizzo sempre questo termine, un po' camaleontica. Mi piace passare da essere, diciamo, responsabile, spa manager, ad essere dipendente. Questo mi ha permesso negli anni di vedere tante sfaccettature del mio lavoro e di stare dall'altra parte, no? Mettermi nei panni dei dipendenti e stare dalla parte, insomma, della spa manager. Questo mi ha permesso col tempo, sul campo, di migliorarmi, sia, insomma, come fare unione staff come spa manager che come dipendente. E proprio per questo mio modo un po' che adoro le condivisioni, adoro quando si parla di wellness, del massaggio, sono sempre pronta a dare un supporto. Con altre persone abbiamo organizzato un annetto fa il primo campionato del massaggio europeo. Ovviamente sono state tante le critiche proprio perché il massaggio non poteva essere una competizione, non poteva essere una gara, chi mi giudica, quali criteri. Sì, alla fine sì, perché il massaggio, insomma, diciamo, è il cliente, no? Che ti sceglie, il tuo giudice che ti dà il feedback importante, una grandissima soddisfazione che va al di là dell'aspetto economico, però dipende come si vedono le cose. Cioè, io ho sempre cercato di vedere l'altra faccia della medaglia, no? Quello che abbiamo voluto creare, almeno per come io l'ho vissuto, diciamo così, poi ognuno se la vive a modo suo, interazione. Interazione, condivisione e divulgare quello che è l'arte del massaggio. Sono intervenuti 100 partecipanti in 19 paesi europei. Io facevo parte, insomma, dell'organizzazione dello staff, ma io ho visto in 3 giorni di questo campionato, ho visto tante cose, è stata una full immersion per me, perché ho visto ovviamente tanti approcci al massaggio in maniera differente, Ucraina, Svizzera, Romania, Francia, tanti modi di preparare il setting da lettino in maniera diversa. Quindi voglio dire, è stata tanta roba, mi sono portata a casa, tante, tante innovazioni, no? Tante nuove idee. Poi ovviamente ci sono state un po' quello che era, diciamo, il mio pensiero. Ci sono state delle persone che ancora oggi tra di loro sono in contatto, hanno cambiato paese, hanno trovato magari un lavoro in una spa, perché magari c'erano persone che avevano delle spa. Hanno preso delle persone a lavorare con loro. Ci sono state delle persone che magari hanno visto una tecnica particolare e hanno detto: oh, io quella la voglio imparare. Quindi sono andate a imparare quella determinata tecnica che non avevano mai visto prima, portando nella loro città un'innovazione, una novità. Poi, finita questa esperienza, ho partecipato come concorrente a un campionato mondiale dei massaggi, non ho vinto niente, ma va benissimo. Ho avuto però i complimenti dai giudici e sono stata soprannominata la regina del fuoco perché io ho portato in Danimarca una tecnica che avevo presentato, insomma, al Cosmoprof. A Bologna, l'avevo un po' presentata anche al campionato europeo e da lì, diciamo, la soddisfazione più grande è che oggi l'elemento fuoco è rientrato, diciamo, un po' nella routine di molti terapisti. Quindi sono stata comunque, diciamo, sono stata da ispirazione e questa è una cosa bellissima che va al di là della medaglia.
Dopo queste, diciamo, esperienze come organizzatrice, come, diciamo, partecipante, mi hanno chiamato ad essere giudice in un campionato greco, in Grecia nazionale, e in un campionato del massaggio in Romania. Quindi, diciamo, io ho chiuso il mio, diciamo, quadrato organizzando un campionato, partecipando ad un campionato e ho fatto giudice a due campionati nazionali. E ti devo dire che sono state delle esperienze belle forti, veramente delle emozioni belle, belle grandi, e dove ho conosciuto tantissime persone, dove ancora oggi mi sento, e questa è, secondo me, la vittoria più bella. Guarda, mi colpisce quando ti ascolto, intanto quando hai parlato della condivisione, quanto è bella la condivisione, anche solo nella preparazione di un lettino, lì hai condiviso delle cose che magari hai arricchito, ed è Sì. bello per questo. Quindi quando si dice condividere tra professionisti, perché non dovrebbe esistere. Questo, come dire, come dici te, io non l'ho vissuta come una competizione, ma come uno No. scambio. E lo Sì. scambio è la fase più importante. Quindi il fatto che tu lo sottolinei è importante, perché comunque lo scambio tra professionisti, non c'è chi è più bravo, chi è meno bravo, c'è chi ha il suo metodo, chi ha un altro metodo. La tua manovra posso arricchire nel mio. Le mie manovre le puoi arricchire nel tuo, quindi è questo Assolutamente. il potere della condivisione e dello scambio che ancora oggi ti ha portato, come dire, come dici tu stessa, tanto benessere, ma ti ha fatta crescere, ti ha aiutata veramente a creare sinergie tra paesi, tra Sì. realtà. E questa è la cosa più bella, perché noi non dobbiamo essere solo per il nostro. E dobbiamo proprio fare così, condividerla in questa maniera. Io penso che tu hai fatto una cosa molto bella, ecco perché ci tenevo che la raccontassi tu stessa. Quindi mi ha fatto piacere che tu l'abbia fatto. E la cosa che è importante anche da dire, tu ti sei ritrovata appunto da un mondo, perché non tutti ovviamente fanno la scelta che hai fatto te. Quindi penso che anche lì c'è chi invece rimane nel mondo del beauty e vuole rimanerci e non è attratto dal mondo delle spa, chi invece già si sente magari insoddisfatto perché ci sarò anche brava, ma non è il mio mondo, non è quello che mi appartiene. Quando hai capito che veramente era quello che volevi fare, il massaggio, l'operatrice olistica, quando è stato il momento in cui hai avuto come dire, quell'emozione che hai detto io questo devo fare? Ma guarda, l'ho capito quando frequentavo la scuola di estetica, come mi faceva sentire me. Cioè, io facevo lezione del massaggio, diciamo, base a scuola e come mi faceva sentire. Come mi faceva sentire la lezione di massaggio? Io l'aspettavo, mi faceva sentire leggera, mi faceva sentire bene, mi faceva sentire felice. Prima ancora di finire il protocollo del massaggio, noi facciamo un po' di, ovviamente ripassiamo in casa, no? Le manovre che abbiamo a scuola per non dimenticarle, perché è importante comunque ripeterle sempre. Quando noi impariamo una tecnica nuova, dobbiamo poi ripeterla tante volte. E le prime persone che mi dicevano: mamma mia, come sono stata bene, che bel tocco! E quello per me era una soddisfazione. Tu pensa che io non avevo sempre chi potevo stendere sul letto, sul tavolo, perché non avevo il lettino, però era tanta la voglia comunque di fare, di ripetermi le manovre, che per me ogni luogo, anche una sedia, andava bene. Io mi ricordo che avevo un peluche di quelli presi al 20. Al bowling, se non erro, avevo un pupazzo enorme e io mi ricordo che lavoravo, pur di esercitarmi, lavoravo sul pupazzo.
l'impastamento, la frizione, cioè mi ripetevo le manovre sul pupazzo. Quindi quando una persona Avete la vuole. troppa voglia di farlo a tutti i costi. E quindi diciamo che io l'ho capito da subito. L'ho capito da subito che quella era la mia scelta, la mia strada, quindi ho investito tutta la mia vita facendo ovviamente, avendo facendo dei sacrifici, delle rinunce, perché tu sai meglio di me che poi tutti i corsi di aggiornamento si fanno nei weekend, quindi poi era anche difficile perché dovevi andare anche un po', che mi indirizzava un po' il mio maestro della scuola, vai da quel mio collega perché se vuoi fare quella tecnica vai là, nella maniera molto, molto easy, molto, molto anche bella, no? Proprio perché non c'era Facebook, quindi non c'era che io potessi leggere magari un feedback, no? Adesso è facile. Se basta aprire Facebook o Google, andare a vedere scuole di massaggio, andare a vedere quel docente chi è e che fa. Ma Quindi diciamo che no, finisci, finisci. no, è che era adesso è un po' più semplice. Prima erano pochi gli insegnanti di massaggio, adesso insomma, me compresa, siamo un po' in più. Adesso ci arriviamo lì. Volevo concludere questa parte dove tu ad oggi sei una docente appunto per operatori olistici. Come hai deciso appunto di mettersi, di creare la tua, come dire, il tuo studio dove insegni ai ragazzi a far, come dire, entrare a far parte di questo mondo, quindi tramite la tua esperienza. Oggi ad oggi sei appunto proprio un insegnante e lo fai insomma per ragazzi o anche insomma persone che magari vogliono perfezionarsi, no? Sì, assolutamente. Guarda, anche questa cosa dell'insegnamento è venuta un attimino per caso, non ci pensavo. Dopo un'esperienza lavorativa a Capri, mi contatta una scuola di estetica che gli serviva un insegnante. Da lì, sempre sul campo, scopro questa mia passione nel trasmettere. Nel trasmettere proprio l'amore del massaggio, la passione, di andare oltre a quello che ci può essere scritto in un libro, in una dispensa, no? Quindi mettere alla disposizione dei ragazzi che avevo quello che era la mia esperienza. E non è una cosa scontata, e non è manco detto perché. Insegnare non è che poi è facile. Insegnare nella scuola di estetica mi ha aiutato tantissimo ad avere un linguaggio molto facile, perché nella scuola di estetica io ho allievi che hanno 15-16 anni e invece donne di 40 anni, a volte anche più grandi di me come età, che hanno avuto ovviamente percorsi di studi diversi. Questo mi ha portato comunque ad avere un tipo di linguaggio che mi permette di arrivare a tutti. E non è facile perché ci sono tanti operatori bravi, molto bravi, magari anche molto più bravi di me, che sanno lavorare bene in cabina con il cliente, ma che non sanno trasferire o viceversa. Quindi non è scontato che chi sa lavorare con il cliente o in cabina, che è bravissimo nei massaggi, poi lo sappia trasferire. Perché molto spesso mi viene chiesto, ma come faccio per diventare insegnante? Ma come faccio per diventare docente? Lo voglio fare anche io. È una bella domanda dove si potrebbe argomentare su questo tantissimo, perché non sono due cose che vanno, secondo me, sullo stesso piano. Bisogna anche avere una predisposizione a farlo, Anche. anche per gestire una spa, insomma, non tutti siano portati a fare business manageriale, perché fare la spa manager vuol dire quello.
Per fortuna stiamo cercando di dare più informazioni possibili, come anche nel mondo dei massaggi. Bisogna capire, infatti, un argomento di cui parlavamo l'altra volta quando ci siamo sentite, che mi ha appunto colpito, era quello che tu dicevi sulle enti di formazione che spesso sfruttano, come dire, l'ignoranza, tra virgolette, dei ragazzi che comunque non conoscono, non hanno in realtà la conoscenza del riconoscimento. Dei titoli e quindi non fanno attenzione alla formazione quindi che si sceglie. Esatto, infatti questo è una cosa che ho voluto poi riportare sul mio sito. Ho riportato la legge 4 del 2013 e insieme a chi è l'operatore olistico, cosa fa in realtà, perché bisogna avere ben chiara. Quando ci avviciniamo a questo settore, a questo mondo, bisogna che abbiamo sempre le idee chiare. Prima, ovviamente, di fare formazione alle persone quando si rivolgono a me, io chiedo se sono estetiste, se insomma è la loro il primo approccio, e gli dico: guarda, che l'operatore olistico è una figura che non è tutt'oggi, almeno in Italia, ancora riconosciuta. Per cui quello che io ti darò è un attestato di partecipazione valido ai sensi della legge 4 2013. Non ti posso dare un diploma, perché se una figura non è riconosciuta, che master o diploma ti posso dare? Quindi ovviamente diciamo che a volte si gioca un po' sull'ignoranza delle persone sotto forma proprio di materia, no? Che non si conosce bene, che non si è addentrati bene, ed è un peccato, perché poi soprattutto nei ragazzi che si stanno adesso affacciando a questo mondo, noi abbiamo una grossa responsabilità, a mio avviso. Cioè, quando una persona si rivolge a me, quando un allievo, un ragazzo si rivolge a me, io mi sento responsabile nei suoi confronti, sempre. Lui aveva supporto, il mio supporto, sempre, anche fra 10 anni. Mi sento responsabile perché io devo dare le giuste informazioni anche se vanno contro i miei interessi. Proprio perché sarebbe una delusione troppo grande, fargli creare delle aspettative che poi in realtà non sono quelle. Penso che l'onestà e la sincerità siano sempre ripagati e premiati. Si può essere presi come dire, da chi manifesta ego, manifesta protagonismo, manifesta altro all'infuori che è quello che poi sa insegnare, che poi, poi nei fatti non è così. Poi scopri attraverso gli operatori che vanno nelle SPA che magari non hanno imparato nulla, che non c'era realmente, c'era un po' di fumo e poca, insomma, sostanza. Questo sarebbe, secondo me, per un operatore onesto o per una docente comunque che dice la verità, le cose come stanno, sarebbe come mentire, e secondo me una che nasce con un animo buono ha poca voglia di prendere in giro la gente. Quindi questi sono messaggi che devono arrivare, quindi ti ringrazio per averlo sottolineato. Ma andiamo alla parte di quella che è la comunicazione. Oggi hanno quasi tutti una pagina Facebook. Uno dei motivi, e lo dico qui pubblicamente, che mi ha conquistata di te è stato proprio perché io ti ho cercato, io ho proprio cercato Daniela, sono andata nella sua pagina Facebook, ho visto come si proponeva, come parlava del massaggio e quindi mi ha... L'ho proprio scritto e da lì, insomma, è nata questa, come dire, sinergia e le ho chiesto di fare una live con me, cosa che, insomma, stiamo facendo in questo istante. Quindi, tornando al discorso proprio dell'avere la pagina Facebook, essendo però dobbiamo essere sempre comunque più credibili possibile, ovviamente, perché comunque anche se noi abbiamo le nostre pagine personali, non, dimmi se capita anche a te.
ti vengono sempre a cercare anche nel tuo profilo privato. Quindi Sì. è insomma una cosa che, ma lo fanno perché? Perché vogliono capire se realmente sei credibile o se, come dire, sei che nella pagina pubblichi in un modo, in quella privata in un altro. Quindi ci sta anche questo. Sì, tra l'altro mi fai venire in mente, proprio parlando di questo, mi fai venire in mente tempo fa, vidi un banner su Facebook in un gruppo dedicato ai massaggi di un collega che aveva una fotografia di Mr. Jekyll da un lato, Dottor Hyde e Mr. Jekyll, cioè profilo Facebook account, cioè il diavolo e l'acqua santa per dire, dove magari sulla pagina insomma Facebook vedo operatori che sono tutti insomma zen, così. Poi sul loro account personale insomma diciamo che ci sono foto tutt'altro che zen. Quindi diciamo che mantenere sicuramente un profilo in equilibrio, perché molti pensano che la pagina Facebook e l'account personale sono due cose completamente diverse. All'inizio lo pensavo anche io quando ho fatto la mia pagina 10 anni fa, però in realtà non è così assolutamente, perché il cliente ti cerca, il cliente, l'allievo ti cerca con il tuo nome. La mia pagina si chiama Massaggi e Passione. Proprio perché la passione che ho nel massaggio, ho voluto chiamarla così, però comunque le persone mi cercano con il mio nome, perché massaggio e passione chi è? Daniela Cracciuolo. Quindi ovviamente è importante avere una identità, sarebbe la cosa più giusta da fare. No, ma è assolutamente giusto così, cioè ci può anche stare, quindi alla fine sono persone che seguono la tua pagina e hanno piacere anche di seguire te, quindi penso sia una bella cosa. Ma Sì. parliamo anche di quello che è il marketing, che spesso comunque vedo fare a livello dispettoso o anche un po' provocatorio, che di fatto non è un buon esempio da dare a chi magari sta entrando in questo mondo e deve entrare in quella che è un'emozione, una sinergia, deve trasmettere benessere. Quindi, insomma, dimmi la tua Sì, opinione. guarda, ti dico praticamente la mia. A me piace fare un marketing che sia pulito, umile, perché credo che sia, perché io credo di essere una persona umile, anche perché poi quello che io scrivo è frutto del mio cuore, della mia testa. Non mi piace fare un marketing provocatorio, non mi piace parlare di me in terza persona, facendo tutti esempi che molto spesso mi capita di vedere. Non mi piace quindi scrivere in un post io sono, quindi no ego. Io anche in base alla comunicazione che leggo da un collega o da un docente, perché sì, è vero, io insegno, sì, è vero, io sono un operatore olistico, un estetista, però io sono anche un cliente ancora, cioè, nel senso che io ancora vado nelle spa perché ne sento la necessità, perché mi piace. Chiamo il collega, la collega, perché ho bisogno di farmi massaggiare, di essere trattata. Mi formo perché io ho il dovere, a mio avviso, di formarmi nei confronti dei miei clienti, verso i miei clienti e verso i miei allievi, quindi come anche crescita personale. Poi magari posso insegnare sempre tre tecniche di massaggio, però come crescita professionale vado avanti, quindi comunque io sono un consumatore finale. E come scelgo dove andare comunque a investire il mio tempo e i miei soldi?
Sicuramente non vado da un collega che ha un marketing, un modo di comunicare che è provocatorio. Non vado ad imparare una tecnica nuova da un docente che insulta un collega su Facebook, getta fango tramite, usa questo mezzo non per comunicare e mandare un messaggio di benessere, ma per alimentare guerre. Cioè non ci vado perché non mi appartiene. Poi magari è il migliore, è il top, ma a livello proprio di sinergia, di energia, non è una persona che mi può dare stimoli. Come dire, usiamo i social per dare messaggi sempre positivi, proprio perché noi lavoriamo e viviamo in questo mondo del benessere che ci deve trasmettere assolutamente solo emozioni che dobbiamo trasmettere agli altri. Quindi si dice non ti curare di loro, ma guarda e Ma passa. guarda e passa, assolutamente. Ma guarda, questo è il messaggio che ho dato un po' io durante la pandemia. Io durante la pandemia ho creato, diciamo, fatto delle dirette come stai facendo tu su Instagram. Mi sono messa da parte come operatrice, come insegnante, perché ho detto basta parlare. Cioè, poi tra l'altro non è che mi piace molto raccontarmi o fare delle. Non sono molto una tipa, insomma, così. Che cosa ho fatto? Ho delle dirette non sul mio Instagram professionale, ma su questo qui dove stiamo facendo adesso, quello privato, Daniela Caracciuolo. Ho invitato dei colleghi operatori, quindi non insegnanti, e dei colleghi insegnanti. Quattro chiacchiere con Daniela. Hanno parlato loro. Il messaggio che io volevo mandare era quello di far avvicinare i neofiti o le persone che non erano del settore al massaggio. Questo era il mio messaggio. Perché durante la pandemia abbiamo visto con lockdown quanto ci è mancato un abbraccio, quanto ci è mancato il contatto, che magari passavamo dal divano al letto, letto, divano ed eravamo pieni di dolori ovunque e quanto abbiamo cercato dopo un buon massaggio. Quindi il mio messaggio era quello di far avvicinare le persone al massaggio. Far capire che il massaggio è una cosa seria, che stimola, migliora quello che è il nostro sistema immunitario, ma non lo dico io, lo dice un'università, cioè in America, no? Cioè, ci sono diversi studi, cioè noi induciamo il corpo a quello che è anche l'autoguarigione, non sostituendoci ovviamente al medico, però. Cioè, fa tanto un buon massaggio. Assolutamente d'accordo. Proprio per definire quello che tu hai detto, dare le giuste informazioni è fondamentale, ognuno con il suo mestiere, ognuno con il suo settore, ma dare il messaggio giusto e dare le informazioni giuste, perché purtroppo di informazioni se ne danno tante e a volte una buona parte non sono neanche veritiere. Quindi testare, toccare con mano la realtà di chi sta parlando, con chi stai parlando. E capire se veramente quella persona ti sta dicendo la verità o se è solo un fuoco di paglia, come si dice. Beh, questo è assolutamente una cosa bella da dire, è un'iniziativa bella, quindi chi è che ha fatto questo durante il Covid è stato, secondo me, molto intelligente nel dare, come dire, spazio a questi meccanismi. Che spero siano proficui nel tempo anche per molti e abbiano anche preso spunto, perché la pandemia penso debba servire a molti per prendere spunto e ricominciare una nuova realtà in modo positivo e soprattutto in modo intelligente. Ma visto che rimangono pochissimi minuti, intanto a quanto ho capito io sono riuscita allora a convincerti a fare la diretta con me, visto che tu non ti racconti facilmente, quindi questa è una cosa che mi fa piacere di esserci riuscita. E niente, e detto questo, insomma, ti ringrazio comunque per aver Grazie portato la tua esperienza, per
per aver raccontato la tua storia, per esserti raccontata e spero che potrai essere da spunto a molti professionisti come te. In bocca al lupo sempre per il tuo lavoro, che so che farai e fai egregiamente, anche molto bene. Quindi spero di incontrarti presto e magari ci Lo spero anch'io. prenderemo insieme. Lo spero anch'io, ci conto prima che ovviamente volerai negli USA, no? Ci conto di Infatti, dove sia incontrarti. possibile, non ci riesca anche a venire dalle tue parti. No, Dai, non ti crocio le aspetto. dita, no, non dico nulla. Ti aspetto, Va non bene, diciamo Daniela, io niente. ti devo... Sì, io ti saluto, ringrazio tutti quelli che ci seguono, ci seguiranno, perché comunque questa diretta sarà salvata e potrete vederla nel canale YouTube di Giulie Spa e anche, insomma, su tutti i social dove girerà. Quindi grazie ancora, buona continuazione a tutti, una buona serata, Daniela. E Grazie, grazie grazie Giulia. Un abbraccio. sempre. Ciao. Anche a te, ciao.